Il rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno finanziario 2021 è stato illustrato in aula ed è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Illustrando il rendiconto è stato ricordato anche il prezioso contributo fornito dalla Corte dei Conti, nel ruolo non solo di controllo, ma anche di ausilio tecnico e di dialogo costruttivo, anche attraverso i suoi rilievi critici. Li abbiamo approfonditi con i consiglieri regionali. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Sì, la questione del personale è una questione delicata, la Corte dei Conti contesta l'applicazione di un'indennità che in realtà non sarebbe ricompresa nel perimetro della legge nazionale cui, secondo la Corte dei Conti, compete in via esclusiva la normativa relativa ai pubblici dipendenti. Per la verità, secondo noi, c'è un equivoco di fondo, perché il personale dipendente degli organi politici svolge ben oltre i propri orari di lavoro, con rapporti di fiducia molto stretta, i propri compiti, e quindi dovranno trovare gli uffici della Regione le norme utili a superare le eccezioni della Corte. Il vulnus principale è sulla sanità, perché ovviamente i conti sono sballati, soprattutto negli ultimi 2 anni per colpa della pandemia, ma c'è un rapporto non chiaro, c'è un disallineamento fra il bilancio della Regione e i bilanci delle singole ASL, che ogni volta rende difficile capire a cosa servono tanti capitoli di spesa e dove vanno a finire quei soldi. Ma il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa Regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però ecco, diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione è prudente, oculata, e ci fa guardare con ragionevole fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. Ma è quello, la Corte dei Conti di fatto ha ribadito quello che dai banchi dell'opposizione diciamo ormai da un po' di tempo: la sanità non ha bisogno di più soldi, o perlomeno non ha bisogno soltanto di più soldi, ha bisogno di spendere meglio i soldi che ci sono, i tanti soldi che ci sono, miliardi di euro che la Regione Toscana investe nell'ambito sanitario. Soprattutto c'è bisogno di un sistema migliore dove si possa fare programmazione, e la programmazione
programmazione significa decidere prima dell'inizio dell'esercizio finanziario quanti soldi si destinano a un'azienda ospedaliera, ad una ASL o a un centro comunque di spesa sanitaria. Se questo non avviene non ci può essere programmazione e quindi si continuano a fare i disastri che sono stati fatti in questi anni. Va cambiato il sistema più che continuare a mettere soldi nello stesso sistema sbagliato. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Sì, siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale, ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte mozioni che vengono approvate dall'aula. Quindi per noi stessi, come consiglieri di opposizione, i margini di azione sono veramente limitati. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana è stato presentato nella sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso dai presidenti di Assemblea Legislativa e Giunta. Il presidente uscente, Jacopo Di Passio, è stato riconfermato alla guida del nuovo CDA, vicepresidente Antonio Collicelli, mentre gli altri membri del Consiglio di amministrazione sono Barbara Croci, Niccolò Niccoli Vallesi e Tecla Augello. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati strategie e obiettivi per promuovere l'economia creativa e l'identità culturale dei territori della Toscana. Per noi è davvero importante per la Giunta, importante per il Consiglio, il lavoro che sta portando avanti Fondazione Sistema Toscana. Consentitemi di ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo, di fare un grande in bocca al lupo al Presidente Di Passio, al Vicepresidente Colicelli, a tutti i membri del CDA. Il lavoro di Fondazione Sistema Toscana è importante, da un lato per rappresentare, raccontare la nostra identità,
e dall'altro per noi, per il Consiglio regionale con cui è nata dallo scorso anno una collaborazione importante, è stata fondamentale per realizzare quel processo di digitalizzazione che abbiamo voluto mettere in atto, per fare di questo luogo, la Casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo accessibile in cui ognuno può accedere a tutte le informazioni per creare trasparenza. Se oggi siamo in questa splendida sala dedicata a David Sassoli, lo dobbiamo al lavoro di Fondazione Sistema Toscana, oltre degli uffici del Consiglio regionale. E poi tante le iniziative fatte insieme, dai 700 anni di Dante Alighieri, alle feste della Toscana, alla festa dell'Europa, insomma una collaborazione tesa a sviluppare le iniziative del Consiglio regionale e far conoscere al meglio le qualità che il nostro territorio propone. Insomma, un ruolo importante che deve essere ancora di più valorizzato. Beh, la presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha un mandato quinquennale, la Fondazione non nasce con noi, ecco. Quindi noi raccogliamo un'eredità già consolidata, per quanto mi riguarda doppiamente, essendo io il presidente uscente, e quindi non posso fingere di non conoscere, diciamo, la struttura e la fondazione. Dicevo, raccogliamo un'eredità che è un fattore ormai consolidato nelle politiche regionali. La fondazione è il depositario, il braccio operativo, lo snodo che riesce a portare a terra numerosi aspetti e elementi delle politiche regionali e della programmazione regionale nel settore latamente inteso della cultura, poi viene declinato in numerosissimi affluenti. È un compito che ci deriva dal nostro essere fondazione che opera in regime di in-house providing, che è un tecnicismo per dire che la nostra relazione con la regione, con tutta la regione, è una relazione bidirezionale, c'è un rapporto e un affinamento tecnico, organizzativo, gestionale particolarmente strutturato. Di questo ovviamente il Consiglio di Amministrazione è particolarmente orgoglioso, ma al tempo stesso onerato, perché si tratta di recepire e riprodurre indirizzi che stanno fuori dalla dimensione operativa della Fondazione e che sono poi calati nella nostra, appunto, fase operativa, attuativa, e annualmente vengono sottoposti a scrematura, a vaglio. Non è un intervento, una tantum, che poi si traduce in interventi minuti, ma c'è un raccordo costante, continuo, con tutta la Regione Toscana, con la Giunta in particolare, ma anche con il Consiglio regionale, che vuol dire tradurre in politiche attive sul territorio tutta la dimensione dell'economia creativa, ecco, potremmo chiamarla così, che in Toscana ha, diciamo, una serie di elezioni per ragioni storiche, culturali, appunto, ma anche di scommessa, di investimento che su questi temi è stato fatto, e noi ne siamo in qualche misura la testimonianza attiva. La Fondazione Sistema Toscana è fra gli enti strumentali del governo della Toscana, sicuramente uno dei più rilevanti, ma a me personalmente rappresenta punto di riferimento indispensabile per un sistema di valori e un sistema di progetti legati a questi valori che ritengo debbano essere trasmessi in Toscana. È una fondazione che, a mio giudizio, deve costituire il perno dell'identità della Toscana. Tutto ciò che significa valorizzare l'identità della Toscana da un punto di vista sociale, da un punto di vista storico, culturale, di relazioni, di promozione turistica, passa attraverso una fondazione che utilizza le più innovative, moderne tecnologie per questo tipo di messaggio. Ecco quindi che il prossimo Consiglio d'amministrazione, guidato all'insegna della comunità, della continuità, da Jacopo Di Passio, dovrà cercare di approfondire un po' tutte le caratteristiche, perché i messaggi, gli input che noi potremo dare come governo della regione possano tradursi nell'utilizzo delle tecnologie, delle capacità di relazioni, dei contenuti che diano il senso di questa regione, che è l'unica che a livello internazionale ha anche un nome inglese, Tuscany. Non ce l'hanno le altre regioni italiane, salvo le due isole, proprio per conformazione geografica, che possa valorizzare quelli che sono i tratti per cui è così attrattiva la nostra regione, che possa veicolare un messaggio di toscanità e anche, se vogliamo, in modo, lo dico a battuta, ma con il senso giusto di ironia, che Curzio Malaparte definiva dei maledetti toscani.
Quello che mi piace di più ricordare in questo caso, oltre a Internet Festival che è consolidato, per ogni anno si riforma e si rinnova perché sono gli stati generali della tecnologia digitale che ogni anno in Toscana, per ragioni anche in questo caso storiche e di tradizione, visto che la Toscana è stata, e Pisa in particolare, è stata la sede da dove è partito il primo segnale internet nella nostra regione, Internet Festival, come dicevo, che è proprio il festival che raggruppa tutta l'ideazione e la realizzazione con progetti concreti e con visibilità minuta delle politiche che vengono finanziate dalla Regione Toscana e non solo, anche dalle imprese, da tutta l'industria creativa, e che fa attraverso il digitale, diciamo, la conta dei benefici oltre che dei costi in termini però di investimento. Questo è un appuntamento annuale che però ogni anno ci chiama a sfide sempre più alte. L'altro appuntamento è, diciamo, della diffusione di manifatture digitali per il cinema, che già esiste e noi vogliamo rilanciarlo ancora fortemente nel nostro settore audiovisivo e cinematografico, che su mandato della Regione abbiamo raccolto e che stiamo cercando di implementare, partendo dal cinema della Compagnia che è qui vicino, che è la casa del cinema della Toscana. Ci muoviamo in una logica di cineporti diffusi in cui trovino spazio le manifatture, cioè l'artigianato che del cinema e della produzione cinematografica, il cinema stesso non può fare a meno, l'artigianato dei tessuti, l'artigianato delle musiche, l'artigianato delle post-produzioni, coniugato con la dimensione digitale, un po' un ossimoro, no? Manifatture digitali, però è mettere insieme la sapienza dei vecchi mestieri di cui nelle produzioni cinematografiche c'è enorme bisogno, con le capacità e gli strumenti della tecnologia digitale che ancora di più in questo caso hanno trovato casa in Toscana. Io sono convinto che la nostra è una regione che proprio sul profilo dell'identità gioca molto di quello che può essere la sua capacità di attrazione, che già di per sé a livello internazionale è sviluppata. Del resto noi viviamo un paese, l'Italia, che è un po' il paese dei comuni. Conseguentemente si conosce bene all'estero che cos'ha e cosa significa Roma, cosa ci può dare Venezia, cosa ci può dare Milano, Napoli, ma spesso quando si domanda di queste realtà qual è la regione, trovi un minor livello di conoscenza di quale riferimento i comuni così conosciuti in tutto il mondo hanno come realtà regionale. La nostra invece è un'eccezione, perché Firenze, Siena, Pisa, Lucca, San Gimignano sono conosciute in tutto il mondo come le altre città capoluogo di provincia o gli altri paesi che hanno grande richiamo turistico, ma contemporaneamente quando si associano alla Toscana spesso ci si rende conto che anche la regione di cui fanno parte è un elemento d'attrazione.